visitare una delle aziende vivaiste della zona, anche qua. Pensate che, a proposito di vita reale, di concretezza, perché la Lega è il movimento della concretezza, Regione Marche è l'ultima in Italia per i contributi agli agricoltori, cioè l'ultima in assoluto. Quindi chi ci dà una mano a portare avanti il cambiamento a settembre dà una mano anche agli agricoltori, ai pescatori di questa terra, perché non possono aspettare i comodi della regione per anni e anni e anni prima di avere quello che è loro dovuto. La regione si occupa di agricoltura, si occupa di sanità per riaprire tutti i punti di sicurezza e di salute che la sinistra ha chiuso, perché sulla sanità e sulla salute non si scherza. Si occupa di trasporti. Non è possibile avere una terra splendida per il turismo, ma metterci ore e ore e ore per attraversare le Marche o per arrivare nelle Marche, perché ci sono cantieri eterni, ci sono opere eternamente incompiute, e mi domando che cosa abbiano fatto in regione negli ultimi anni, a giudicare da alcune strade che ci sono nelle Marche che non si possono chiamare strade. Quindi non veniamo qua un giovedì pomeriggio a proporre miracoli, però il buon governo, laddove la Lega amministra, si vede. Secondo l'indagine del Sole 24 Ore, quindi il giornale di Confindustria, non Topolino, il giornale di Salvini, i tre governatori di regione più amati d'Italia, guarda caso, sono tutti e tre della Lega, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria, e io mi domando perché le Marche no. Quindi se ci date una mano da settembre, un po' di velocità, un po' di efficienza, un po' di concretezza. Poi ci sono alcuni temi nazionali, ovviamente noi qua andiamo in giro ormai da mesi con mascherine, ci guardano in spiaggia, l'ombrellone deve star lontano, vai a bere il caffè una alla volta, entra in negozio una alla volta, entra in chiesa però siediti a 2 metri da quello di fianco, e non si capisce perché l'emergenza e il buonsenso siano giustamente richiesti agli italiani negli stessi giorni in cui il governo fa sbarcare migliaia di balordi che poi vanno in giro per tutta Italia a fare quello che vogliono, dove vogliono, quando vogliono. Ci dicono che scappano dalla guerra, ma è una guerra strana quella da cui scappano. Scappano dalla guerra col barboncino al guinzaglio, col cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis, l'anellino e l'orecchino. Qua ho idea che qualcuno non scappi dalla guerra, ma la guerra ce la porti nelle Marche, ce la porti in Italia, perché questo... E siccome vedo che là c'è un ragazzo col cartellone rosso, se vuoi pagarti te 10 clandestini, dacci il numero di conto corrente che te li mantieni te, gli paghi colazione, pranzo e cena e gli porti a spasso il barboncino, così nessuno te lo impedisce. Quindi, no. I comunisti con Rolex, quelli compagno, tu lavori e io magno, amico mio, basta. Quindi noi siamo democratici, quindi se qualcuno vuole a sue spese, non a spese degli altri, mantenersi un esercito di clandestini, faccia quello che vuole, anche perché il problema, ripeto, non è l'immigrazione in generale, perché nelle Marche, come in Sicilia, come in Lombardia, come in Italia, ci sono tanti immigrati regolari e per bene, con i documenti, che mandano i figli a scuola e che pagano le tasse e portano rispetto, e sono i benvenuti. Ma ne ho le palle piene di spacciatori, scippatori e rompiscatole da mantenere 365 giorni all'anno, è questo che non è ammissibile. Quindi poi voi votate fra 45 giorni, io per aver difeso i confini del mio paese ho vinto 2 processi, non uno, due, e il 3 ottobre, un sabato mattina, io sarò in tribunale a Catania, ma io penso che sarà una festa della libertà e dell'orgoglio nazionale, perché difendere i confini del mio paese per me era un diritto e un dovere. E quindi
Mentre di solito i politici vanno in tribunale perché rubano, io vado in tribunale perché ho difeso il mio paese e ci vado a testa alta. A testa alta e con la schiena dritta. Senza paura di niente e di nessuno. Grazie. In bocca al lupo e alla rabbia degli altri, agli attacchi. Noi rispondiamo col sorriso, col lavoro, con la tranquillità, con la serenità di difendere, non cose, perché noi stiamo provando a dare ai nostri figli il futuro che ci hanno lasciato i nostri nonni, che vuol dire avere scuole aperte e sicuro senza un ministro che gioca coi banchi con le rotelle. Perché ad avere scuole coi banchi con le rotelle poi si viene su così, e quindi è meglio avere. E poi difendere quelli che sono i nostri valori, la nostra cultura, la nostra storia. C'è qualcuno che in Parlamento sta provando per l'ennesima volta a cancellare, pensate un po', le due parole più belle del mondo, i due concetti più belli del mondo, che per qualcuno sono vecchi, sono superati e danno fastidio, mentre per me sono il nostro presente e il nostro futuro. Qualcuno sta cercando di spiegarci che sono superati da cancellare le parole mamma e papà, che è una follia, che è una follia, perché ognuno può fare l'amore con chi vuole, andare al mare a Cupra con chi vuole, andare a cena con chi vuole e passeggiare mano nella mano con chi vuole, ma un bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà. Un bambino viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Punto. Il resto, non paghino i bambini l'egoismo degli adulti. È questo il ragionamento che facciamo. Quindi in bocca al lupo, vi ringrazio per aver tolto al mare, al lavoro, al negozio, all'ufficio un'ora del vostro tempo e vi posso dire che per voi, per le Marche, per i vostri figli e per i miei figli io non mollo e non mollerò mai. Viva Cupra, viva le Marche, viva l'Italia e viva la piccola grande Lega. Un abbraccio a tutti voi, grazie di cuore e grazie anche ai compagni con la bandiera rossa, vi voglio bene, mi fate tenerezza. Qualcuno